È il 22 luglio 2022 e ti trovi da qualche parte in Ucraina. Dato che stai presenziando a un funerale, pensi che nulla potrà andare più storto di così. Quando all'improvviso. Дорогі українські брати і сестри, ідіть касатки, щоб ідіть касатки. Я прошу, Саша, Саша, ти що? Ти що робиш? Sì, avete visto bene, un sacerdote ne ha aggredito un altro utilizzando il crocifisso come un'arma. E la storia non finisce qui, perché anche dopo che i due sacerdoti sono stati separati dall'intervento di un terzo sacerdote e di alcuni militari, questi si posizionano sui lati opposti del campo, santo in questo caso, separati dalla linea Maginot costituita dalla bara e iniziano a dirsene di tutti i colori, con il supporto dei partecipanti al funerale, che sembrano anche loro dividersi in due fazioni. А що ви мені забороняєте? А що у вас вдома? Чи що? Я на вашому подвір'ї? Героя. Все, будьте свободні. І повагу до почившого. Повага є. Молимось. Молимось. Я більше встань, ти мене московський. Це нам камінням кидали, плювали в очі мені. Мало а ти сьогодні плювали. Прийшов сюди, ось цього людей ще подирають. Українці такі плюнуть. Отакі. Ми камінням тому кидали, плювали, я не мав право в силові. Але живі плюнуть. Олександр сьогодні ховаємо ми і молимося за душу Олександра. І на цьому крапка. А не за Олександра! Бо ви не молитеся за душу покійного. І ви ще додаєте до його долі. Оголошується закритим. Allora, le domande qui sono due. Uno, che cosa abbiamo visto esattamente? E due, se fosse accaduto qualcosa del genere in Italia, che cosa sarebbe potuto accadere? Sotto il profilo giuridico, naturalmente, perché sotto quello pratico ci arriviamo tutti. Il sacerdote che sta celebrando il funerale di un soldato ucraino si chiama Anatoly Dukto. È ucraino a sua volta e naturalmente è affiliato alla Chiesa ortodossa ucraina. Notate infatti il colore dell'abito talare. Uso questi termini perché fra poco ci sono le elezioni e da bravo politicante devo far capire che sono studiato in tema di religione. Durante l'omelia il sacerdote ricorda che questa guerra di invasione è stata iniziata da Vladimir Putin e che purtroppo la stessa è anche stata benedetta da padre Cyril della Chiesa ortodossa russa. E a questo punto il sacerdote non fa in tempo a precisare che padre Kirill è in realtà un agente del KGB prestato alla religione che viene subito aggredito da un suo collega. Questo religioso, che è assolutamente disposto a ricorrere alla violenza pur di difendere la pace, esattamente come fa il presidente russo Putin, è affiliato alla Chiesa ortodossa russa. E il suo primo e più potente gesto di distensione, nel senso che il sacerdote russo intende chiaramente distendere in orizzontale il collega ucraino, consiste nell'afferrare il rosario di quest'ultimo. O per strangolarlo o per strapparglielo. Non riuscendo nel suo intento, utilizza una seconda argomentazione, il crocifisso sfruttato come corpo contundente. Perché i sacerdoti russi sono tipi pacifici e nessuno può permettersi di sostenere il contrario. A questo punto intervengono altri militari e un terzo religioso e i due vengono separati. Il dibattito continua poi a distanza di sicurezza per qualche altro istante. Mi pare di capire che il religioso appartenente alla Chiesa ortodossa russa dia anche del nazicoso al religioso appartenente alla Chiesa ortodossa ucraina. E questi gli risponde nuovamente a tono. Dopodiché la polemica sembra passare dai sacerdoti agli ospiti.
Fino a quando qualcuno, una donna che probabilmente è una parente stretta del Decuius, visto che si trova in prima fila, interviene letteralmente riportando la calma. La funzione poi riprende con una musica a volume altissimo, magari per essere proprio matematicamente sicuri che nessuno possa dire altre cose, e il video si interrompe. Se ho ben compreso la circostanza, i parenti di questo soldato avevano sia origini ucraine sia russe. Per questo motivo erano presenti diversi sacerdoti di due diverse chiese. Solo che i parenti, invece di essere uniti dalla perdita di un proprio caro, si sono divisi per questioni politiche, sacrosante per carità, ma che non riguardavano quel contesto specifico. Inoltre si tratta di parenti, hanno perso tutti quanti una persona cara, la stessa persona cara. Dovrebbero abbracciarsi e consolarsi, non mettersi a litigare. Tra l'altro con metà del parentado che difende uno statista come Putin. Ma lasciamo perdere l'aspetto sociale e passiamo a quello giuridico. Se una scena del genere si fosse verificata in Italia, che cosa sarebbe potuto accadere? Qualcuno avrebbe potuto portare qualcun altro in tribunale? La risposta è naturalmente sì. E qui siamo alle prese con due tipi di responsabilità, una responsabilità di tipo civile, extracontrattuale, e un'altra invece di tipo penale. In Italia il risarcimento di un danno extracontrattuale viene gestito in maniera estremamente semplice ed efficace dall'articolo 2043 del Codice Civile, il quale stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento del danno stesso. Tu hai rovinato il funerale di un mio parente? Sei chiaramente tenuto a risarcire il danno. Il problema qui consiste nel quantificare il danno. Quanto vale la sofferenza di vedere un funerale rovinato da un sacerdote che ne aggredisce un altro? Personalmente non lo so, non esiste un tariffario per queste cose. Ci si rivolge a un medico legale, si valutano le complicazioni psicologiche che hai riportato in seguito a questa vicenda e poi farai la tua domanda al giudice, oppure ancora alla chiesa per cui lavora quel sacerdote, sperando che mettano una mano sulla coscienza e l'altra sul portafoglio. Diversamente dovrai sorbirti la solita causa civile. Il sacerdote russo naturalmente è responsabile anche nei confronti del collega che ha aggredito. A livello puramente teorico, il collega potrebbe chiedere un risarcimento del danno per le ingiurie che ha subito. Come sono solito ricordare in questi casi, è stato Renzi che quando era presidente del Consiglio ha depenalizzato l'ingiuria. Se volete avere giustizia per aver subito un torto di questo tipo qui, dovete fare causa alla controparte e andare davanti al giudice di pace, perché normalmente per qualche parolaccia non chiedi più di 5.200 euro, che è il limite di valore in cui il giudice di pace può decidere. Sopra questa soglia, infatti, devi rivolgerti al tribunale. Poi, soltanto quando avrai vinto la causa civile, e cioè dopo letteralmente mesi oppure anni, avrai diritto al tuo risarcimento del danno, al rimborso delle spese legali, che devi anticipare tu a meno che tu non possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, e come bonus avrai l'indescrivibile soddisfazione di vedere la controparte condannata a pagare una sanzione amministrativa. Sì, avete capito bene, voi vi sciroppate tutto il processo, anticipate le spese e poi lo Stato dice «Ehi, ha causato un danno ingiusto, aspetta che adesso lo multo pure». E naturalmente, se c'è da recuperare un credito, il credito dello Stato viene prima del vostro. A proposito, un grazie estremamente sarcastico con una punta di ironia nei confronti di Renzi che ha pensato questa cosa qui, l'ho già detto. Il sacerdote russo ha poi consumato anche il reato di percosse o in alternativa quello di lesioni. Personalmente semplificherei le cose e passerei direttamente alle lesioni perché è evidente che se usi un crocifisso come un'arma impropria qualche livido alla controparte lo lasci e la differenza fra le percosse e le lesioni è proprio questa. Le percosse si hanno quando non resta alcun segno. Le lesioni si hanno quando invece nel corpo o nella mente ti resta una malattia.
e i lividi, per costante giurisprudenza, vengono considerati malattia del corpo. Per questo fatto specifico, il sacerdote rischia di beccarsi fra i 6 mesi e i 3 anni. In teoria, poi, la condanna andrebbe aumentata di un terzo ai sensi dell'articolo 585, perché ha consumato il reato sfruttando un'arma, sebbene impropria. E uso il condizionale perché l'Italia è un paese fantastico, dove un giudice può anche decidere, a buon diritto e in alcuni casi anche doverosamente, di bilanciare le circostanze aggravanti, quale per l'appunto è l'uso di un'arma impropria, con le circostanze attenuanti, che in questo caso a me non vengono in mente, ma magari a qualcun altro sì. E naturalmente, oltre alle circostanze attenuanti generiche, si possono ottenere una marea di altri benefici, alcuni semplicemente per la scelta del rito. Invece di scirupparti tutto il processo, fai un rito abbreviato e per il solo fatto che si decide sullo stato degli atti, il giudice ti concede lo sconto di un terzo sull'eventuale condanna. Wink wink. In questo caso specifico, poi, il sacerdote russo ha violato anche altri 2 articoli del nostro codice. In particolar modo ha violato l'articolo 405, perché ha turbato una cerimonia religiosa e per di più ha usato violenza contro un altro religioso o ministro del culto, come li chiama il codice. E la condanna per questo fatto spazia dall'1 ai 3 anni. E infine il sacerdote russo potrebbe anche essere responsabile di vilipendio per un'altra confessione religiosa, dipende da come ha argomentato la questione relativa ai nazicosi. In questo caso però rischia soltanto una multa il cui importo spazia dai 2.000 ai 6.000 euro. Inoltre, dato che tutte queste condotte fanno parte di un unico disegno criminoso, cioè irmenare le botte un sacerdote che dice che padre Cyril non è una persona pacifica, queste condanne non si sommano matematicamente tra loro, ma verranno riunite sotto il vincolo della continuazione. In pratica il giudice sceglierà una condanna base. Cari amici giuristi, lo so, condanna non è un termine tecnico corretto, ma non posso usare il termine vero e proprio perché sennò l'algoritmo mi penalizza. Comunque, come stavo dicendo, il giudice sceglierà una condanna base e poi aumenterà questa condanna di qualche giorno o di qualche mese in proporzione al numero dei reati commessi. Molto altro da aggiungere sul caso specifico non c'è, sarebbe però interessante dare un'occhiata ai sacerdoti russi, perché l'orientamento loro e del loro patriarca sembra molto diverso rispetto a quello del Papa e di moltissimi altri religiosi che conosciamo. Mentre infatti i nostri papi ufficialmente cercano di stare lontanissimi da 2 cose, la prima cosa è naturalmente la guerra, la seconda è la politica italiana, ma ufficiosamente sulla politica italiana un pochino interferiscono, diciamocelo. Il patriarca russo sponsorizza apertamente Putin e Russia Unita, che poi è il partito di quest'ultimo. E quando era più giovane, Cyril reclutava anche spie per il KGB sfruttando il suo abito talare, che è una cosa non solo vietata, ma anche immorale e completamente priva di etica. Ragionateci un attimo. Se i sacerdoti possono essere spie, nessuno si fiderà mai di loro. Tra l'altro, con i sacerdoti normalmente ti ci confessi. Se il sacerdote presso cui ti confessi fa il tifo per la squadra avversaria, i segreti che gli affidi, potrebbero non essere in buone mani. In secondo luogo, padre Kirill non ha avuto alcun problema a consacrare una basilica dove c'erano i mosaici che raffiguravano Putin e Medvedev. E addirittura nella stessa basilica c'erano e ci sono tuttora dei mosaici che esaltano le imprese militari russe, come la guerra in Afghanistan o il conflitto ceceno oppure ancora quello georgiano. Insomma, siamo lontanissimi rispetto agli standard occidentali. Come se tutto questo non bastasse, all'inizio del conflitto pare che Kirill abbia aiutato dei sabotatori russi a entrare in territorio ucraino.
I servizi segreti ucraini hanno infatti fermato più di una persona che aveva una buona preparazione religiosa, aveva gli abiti talari e tutto quello che normalmente ha un sacerdote, compresa peraltro l'investitura firmata da Kirill in persona, ma di fatto avevano anche armi, radio ed equipaggiamenti da sabotatore. Per cui noi ci ridiamo, ma la situazione è seria. E a proposito, voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. E poi, se non volete trovarvi con un sacerdote nominato da Kirill che bussa alla vostra porta per benedirvi la casa con una Magnum 44, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto, mettete un bel like e condividete il video. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto. Pronto? Sto parlando con il vice sotto aiuto regista dell'immenso Tarantino, il regista di Pulp Fiction? Ho una scena che potrebbe interessare al maestro per il suo nuovo film.